Prepariamoci a viaggiare indietro nel tempo, verso una delle epoche più remote e meno conosciute della storia del nostro pianeta. Torneremo indietro di 300 milioni di anni, in un mondo molto diverso dal nostro. Ci troviamo nel Carbonifero, una delle aree geologiche più antiche della preistoria. La Terra è così diversa da come appare oggi che sembra di stare su un altro pianeta. La maggior parte delle terre emerse formano un unico estesissimo supercontinente, bagnato da un unico vastissimo superoceano, da cui si origineranno tutti i futuri continenti ed oceani che conosciamo oggi. L'Italia, ancora non esiste. E non la vedremo ancora per i prossimi ben circa 295 milioni di anni. In questo momento ci troviamo invece in quello che sarà il Nord America. Non molto distante si trova l'Europa e l'Asia, senza la separazione dell'Oceano Atlantico, che ancora ovviamente non esiste. Qui purtroppo non saremo in grado di sopravvivere a lungo. Non perché nell'aria ci sia qualche gas tossico o sostanza dannosa al nostro corpo. Anzi, in questo periodo della storia della Terra, il nostro migliore amico, l'ossigeno, è molto abbondante. Così abbondante però da diventare anche il nostro principale nemico. Infatti, nell'atmosfera del Carbonifero c'è il 15% di ossigeno in più rispetto ad oggi, il che è paradisiaco per gli alberi e le piante, che ricoprono infatti gran parte del territorio, ma disastroso per il nostro corpo. Una tale abbondanza di ossigeno sarebbe infatti tossica per l'uomo e per sopravvivere in un tale ambiente avremo necessità di maschere respiratorie per filtrare l'aria che respiriamo. Ma non è tutto. Quando si ha una tale abbondanza di ossigeno, alcune cose davvero interessanti iniziano ad accadere. Si stima che una persona su 9 soffre di entomofobia, ovvero la paura degli insetti. Per queste persone vivere nel Carbonifero sarebbe stato dir poco un incubo. Vi presento la regina dei cieli carboniferi, Megan Eura. Con un'apertura alare di circa un metro, è grande quasi quanto un'aquila. Si tratta di una specie di libellula preistorica di dimensioni gigantesche. Con una lunghezza del corpo di ben mezzo metro, è probabilmente il più grande insetto mai apparso sulla Terra. La Megan Eura è un predatore. Potendo volare ad una velocità di circa 60 km all'ora, sì, avete sentito bene, si ciba di piccoli anfibi, rettili ed altri insetti. I suoi resti fossili sono stati ritrovati in Francia, in un territorio che 300 milioni di anni fa era molto probabilmente paludoso e ricco di vegetazione, quindi un ambiente perfetto per libellule di queste dimensioni colossali. Ma, incredibilmente, Megan Eura non è l'abitante più estremo di queste foreste preistoriche. Si nasconde infatti una creatura ancora più grande. Ma prima di tutto, per quale motivo questi invertebrati erano così grandi? La causa è da ricercarsi nelle condizioni ambientali in cui si trovava il nostro pianeta in questo periodo della sua storia. Come detto precedentemente, quando si è nata l'abbondanza di ossigeno, alcune cose davvero interessanti iniziano ad accadere. 300 milioni di anni fa, sul nostro pianeta si alternavano zone con temperature polari e zone dal clima tipicamente tropicale, dove prosperavano piante imponenti e rigogliose. L'ambiente paludoso e le piogge abbondanti, tipiche di questa era, favorivano la diffusione di alberi come l'Epidodendron, in grado di arrivare fino a 30 metri di altezza. Se il mondo vegetale fece in quest'epoca geologica passi da gigante, il mondo animale non rimase certamente a guardare. Infatti, questa grande concentrazione di vegetazione provocò un notevole incremento nella quantità di ossigeno presente nell'aria. Questo fenomeno è di fondamentale importanza per gli insetti, perché le loro dimensioni sono direttamente influenzate dalla concentrazione di ossigeno in atmosfera. Infatti, è stato studiato e anche osservato empiricamente che un incremento nella concentrazione di ossigeno nell'aria determina un proporzionale aumento nelle dimensioni degli insetti. Dunque, la grande abbondanza di ossigeno presente nell'aria in questo periodo offrì la possibilità agli insetti di raggiungere dimensioni mai viste prima, e, per fortuna, anche dopo. E come dicevo prima, queste foreste sono dominate da una creatura ancora più grande di Megan Eura. Stiamo parlando di un altro insetto, che era centinaia di volte più grande del suo attuale discendente,
il millepiedi. Vi presento Artopleura, un millepiedi preistorico così grande che era delle dimensioni di una piccola macchina. Era talmente grande da lasciare le sue orme impresse sulle rocce, e grazie allo studio di queste orme e di altri fossili si stima che questo enorme invertebrato misurasse ben 3 metri in lunghezza. Artropleura, per fortuna, era un erbivoro, cibandosi della vegetazione carbonifera. Il corpo di questo artropode era allungato e metamerico, come quello degli odierni millepiedi, ed era probabilmente provvisto di ben 60 zampe. Inoltre, il suo corpo presentava una sorta di armatura, che serviva a proteggerlo, ed espansioni laterali, che gli conferivano una struttura pressoché piatta, favoriva il suo movimento nei sottoboschi paludosi, e gli potevano forse servire per difendere le sue numerose zampe dagli attacchi di eventuali predatori. Ma generalmente questo immenso artropode non era minacciato da altri predatori, data la sua incredibile dimensione, e se fosse stato affrontato da una creatura abbastanza grande e coraggiosa, come un anfibio preistorico, avrebbe usato il suo lunghissimo corpo per spaventarla, elevandosi fino quasi a raggiungere l'altezza di una persona. Accanto agli insetti abbiamo gli anfibi, creature che sono molto abbondanti in questo periodo, poiché vaste aree del territorio sono coperte da lussureggianti paludi, il paradiso per gli anfibi che amano l'acqua. Alcuni di loro, come l'Eugirinus, erano enormi. Oggi potresti pensare agli anfibi come graziosi animaletti, come i girini e le rane, o i rospi che sono meno graziosi e leggermente più grandi, ma nella preistoria gli anfibi erano molto più grandi, ed erano temibili predatori, quasi come i coccodrilli. Uno di questi anfibi, il Mastodonsaurus, che visse diversi milioni di anni dopo, nel Triassico, il cui nome significa lucertolona dai denti a capezzoli, già, che è sbagliato anche perché non era una lucertola, vabbè, lasciamo perdere, misurava fino a 6 metri in lunghezza, rendendolo grande tanto quanto gli attuali coccodrilli di maggiori dimensioni. Nelle paludi carbonifere, l'Eugirinus era uno degli anfibi più grandi, misurava circa 4,5 metri di lunghezza e pesava quasi mezza tonnellata. Il suo cranio era largo e dotato di molti piccoli denti aguzzi che erano perfetti per cacciare la sua preda preferita, i pesci e gli altri anfibi che vivevano in queste paludi preistoriche. Tuttavia, gli anfibi, a causa delle loro caratteristiche anatomiche, non costituivano una grande minaccia fuori dall'acqua, e quindi trascorrevano la maggior parte del loro tempo nei fiumi e nei laghi, mentre la terra era ancora governata dagli artropodi. In questa era, che sembra quasi appartenere ad un libro o film di fantascienza, i veri padroni del mondo sono gli insetti. Ma, nascoste nella fitta vegetazione e lontane dai pericoli, si trovano altre creature che, nonostante le loro dimensioni relativamente piccole e grazie ad importanti adattamenti evolutivi, stanno già mostrando i primi segni del loro futuro successo. Sto parlando dei rettili, che in questo periodo della storia della Terra sono alla base della catena alimentare, costantemente minacciati da formidabili insetti predatori. Ma questi piccoli animali sono ancora ignari di ciò che li aspetta, ignari cioè del fatto di essere i prossimi eredi al trono per il futuro dominio del mondo. Infatti, in soli pochi milioni di anni, grazie ai profondi cambiamenti climatici e alle conseguenti estinzioni di massa, questi piccoli animali diventeranno i nuovi padroni della Terra. Eppure, in questo momento, sono ancora del tutto inconsapevoli del fatto che porteranno la nascita della più grandiosa e maestosa era della storia del nostro pianeta. Una dinastia che durerà per ben 165 milioni di anni. L'era dei dinosauri.